Non è il momento della timidezza, della paura, delle mezze cose, delle mezze misure. Questo valga anche per la cosiddetta riforma della giustizia, del ministro Bonafede, che ci mette anche buona volontà, per carità di Dio, ma è acqua. Non c'è veramente uno scatto in avanti, quella differenza che gli italiani si aspettano. Tempi della giustizia dimezzati. C'è il progetto della Lega che prevede che un processo possa durare 3 anni e 6 mesi, quindi quasi la metà di quello che dura oggi. Invece questa riforma non prevede interventi incisivi, non si parla di separazione delle carriere, secondo noi assolutamente invece fondamentale, non si parla delle assunzioni dei magistrati, dei criteri dei concorsi, delle promozioni, non si interviene sulle attenuanti generiche, sulla sospensione condizionale della pena, quindi poi ci sono spacciatori o stupratori, l'abbiamo visto negli ultimi episodi anche a Bergamo, che vengono condannati sulla carta, ma poi con la sospensione della pena e con le attenuanti fanno 24 ore di galera e poi tornano a spacciare e a stuprare. Non ci sono sanzioni disciplinari per chi non rispetta i tempi delle indagini, dei processi, del deposito delle sentenze, non si tocca il tema delle intercettazioni, si lascia totale discrezionalità e soggettività alle diverse procure su cosa indagare o su cosa non indagare, non si separano anche i CSM. L'abbiamo visto, lo scandalo, quello che è emerso nelle ultime settimane. Non si inserisce la figura del manager, promozione del merito, tutela del merito, produttività, efficienza, velocità. Processi più veloci significa mandare in galera prima i colpevoli e liberare dal processo gli innocenti. Oggi sono processi che durano, l'abbiamo visto anche negli ultimi giorni, 25 anni. Non puoi metterci 25 anni in un paese civile per essere riconosciuto innocente. Oggi quasi la metà della gente che c'è in galera ad oggi è in galera prima della sentenza. Ma un paese normale ti mette in galera una volta condannato, a meno che non ci siano esigenze cautelari per reati gravi, lo dicevamo, spaccio di droga, violenza sessuale, lì sì ti metto in galera subito. Per non nuocere, niente sull'abuso d'ufficio e su alcuni presunti reati che poi finiscono in nulla, che stanno bloccando l'intera macchina della pubblica amministrazione, niente sulla castrazione chimica. E quindi o si fa una riforma vera, coraggiosa, imponente, storica, decisiva della giustizia italiana. E noi come Lega, con il ministro Bongiorno, abbiamo messo migliaia e migliaia di assunzioni nell'arco del triennio, 10.000 impiegati amministrativi per la giustizia e 1.000 magistrati. Quindi servono uomini, servono mezzi, serve l'informatizzazione, serve la riapertura di alcuni tribunali inopinatamente chiusi dai governi precedenti. Questa è una riforma della giustizia, dove chi sbaglia paga.